Salve ragazzi e bentornati su Dungeons & Cutsage. Oggi parliamo del sonno, e cioè della dinamica del dormire in Dungeons & Dragons. Perché sto sussurrando? È della dinamica del dormire in Dungeons & Dragons. Scusate, sono entrato. Comunque dicevo, della dinamica del dormire e dello svegliare qualcuno. Ma soprattutto volevo parlare di questa cosa qui. Dormire in armatura. Perché? Perché l'ho accennato nel video che ho pubblicato pochi giorni fa, a distanza di quando sarà pubblicato questo, dove appunto indossare e togliere un'armatura è molto connesso. Che succede se si dorme in armatura? Quindi, per spiegare questo e tutto ciò che è attinente in due paragrafetti, c'è appunto la sezione del sonno nel manuale di Xanathar, Guida Omnicomprensiva di Xanathar, un manuale che secondo me a certi livelli, cioè se si sta cominciando, se uno dice vabbè, possiamo farne a meno per ora, ma nel momento in cui si comincia a prendere dimestichezza nel gioco e ci si comincia a porre le giuste domande, questo manuale diventa essenziale. Metto il link in descrizione per poterlo comprare, anche un modo per sostenerci. Quindi ragazzi, questo è Xanathar, vediamo cosa dice sul sonno. Click. Tutti hanno bisogno di dormire. Diciamo la regola in due battute, ragazzi, non voglio che duri assai questo video. Quindi, se una creatura dorme normalmente, quindi non magicamente, o non è stato addormentato con qualche tipo di pozione o erba, perché una cosa è addormentare col sonno, tipo casto sonno, oppure una pozione magica, quindi quello è il sonno magico a cui gli elfi e i mezzelfi sono immuni. Mentre se io metto invece dell'erba sonnina, chiamiamola così, oppure delle erbe che hanno l'effetto soporifero, potrebbero esistere, perché no? In un mondo fantasy, perché no? In questo caso è un discorso chimico, non magico, in quel caso potrebbe addormentare. Ma al di là di questi effetti artificiosi, parliamo del sonno naturale. Come funziona quando uno dorme, appunto? Allora, cominciamo a vedere come si fa a svegliarla. Semplicemente, come fa Aldo nei chirurgi. Quello, ok? In quel caso, basta che tu fai un rumore forte. Quello dovrebbe svegliarsi. O un grido, un rintocco di campana, un tuono, oppure un'azione per spintonarlo, spingerlo, tipo scuoterlo, dargli uno schiaffetto. In quel caso si sveglia con un'azione. I sussurri non lo disturbano, a meno che, e qua finalmente abbiamo la regola, perché prima magari uno sta parlando, uno ti sente, andiamo là, aspetta, che ti sei no! Allora che fa il DM per vedere? Dice, fate una prova di furtività, quindi che succede? Magari, a cosa è contrapposta la percezione passiva, ma sta dormendo, quindi con svantaggio, però quando dorme è privo di sensi, perché sì, ragazzi, ve lo ricordo, una creatura che dorme è soggetta alla condizione privo di sensi. Questo è importantissimo. Quindi ragazzi, che succede? È con svantaggio, ma è privo di sensi, non dovrebbe sentire. Qua abbiamo la regola. Quindi, i sussurri non disturbano il sonno, a meno che il punteggio di saggezza percezione passiva di chi dorme, quindi la percezione passiva, ho fatto il video ragazzi, guardate il video sulla percezione passiva, non sia pari o superiore a 20. E i sussurri si trovano entro 3 metri dal dormiente. Quindi se io sussurro a 3 metri dal dormiente, io non lo sento a meno che la percezione passiva non sia pari o superiore a 20. Cioè ragazzi, 20. Chi c'ha 20 di percezione passiva? È difficile, devi essere tipo un druido con la percezione altissima, cioè competente in percezione, con saggezza non so quanto, non so di che livello, oppure avere la maestria con la saggezza alta, con altre... Insomma, non è da tutti sentirlo. Inoltre, una conversazione a volume normale sveglia un dormiente se il resto dell'ambiente è silenzioso, quindi non c'è vento, canto degli uccelli, grilli, rumore della strada e così via. Voi pensate, siete in una stanza, se tutto è silenzioso, non ci sono rumori esterni, quindi tutto silenzioso. Se uno attacca a parlare, è normale che... No? Sempre Aldo, Giovanni e Giacomo, c'è Giovanni che dorme mentre quello suona il piano e poi si alza e mi è caduto il telefono. Quindi ragazzi, andiamo a noi. Quindi, leggiamo. Una conversazione a volume normale sveglia un dormiente se il resto dell'ambiente è silenzioso e il dormiente possiede un punteggio di saggezza, percezione passiva, pari o superiore a 15. Cioè, deve avere comunque la percezione passiva superiore a 15. Sotto non ti svegliano nemmeno le cannonate, avete capito il senso? Qui conta la percezione passiva. Quindi, ragazzi, questo è per svegliare qualcuno. Ma
andiamo a questa regoletta che per me è davvero interessante, perché voi pensateci. Rotto? No, non è rotto. Allora, pensateci ragazzi. C'è il chierico, il paladino, il guerriero con l'armatura completa, la cotta di maglie, quindi bardato. Ok, vado a letto, sì. Dum. No. In teoria no. Cioè, in teoria ti dovresti... Scottoclunch. In teoria dovrebbe essere così. Perché non è che tu vai a dormire con l'armatura, perché tu stai così, praticamente il collo ti si blocca con tutte le spalline di metallo, cioè avete capito il senso? Non è realistico. Ci starebbe che tu almeno vai a spogliarti, ma quanto ci vuole per spogliarsi? Alcune armature dipende, alcune ci vogliono 5 minuti, altre ci vogliono 10 minuti, e punto il video sulle armature. Ci sta che voi non dormite in armatura, vediamo che cosa succede. Chi dorme in armatura leggera non subisce effetti nocivi, perché è un'armatura leggera, è un'armatura di cuoio, è come se dormi un po' vestito, pazienza, ok? Ma chi dorme in armatura media o pesante ha difficoltà a recuperare il pieno delle forze durante un riposo lungo. Ragazzi, è normale, dormire in armatura, no, non va bene, vi dovete spogliare. Che cosa succede? Quando un personaggio completa un riposo lungo in cui ha dormito in armatura media o pesante, recupera soltanto un quarto dei dadi vita che ha speso, fino a un minimo di un dado. Se possedeva dei livelli di indebolimento, il riposo non riduce il suo livello di indebolimento. Io vi rimando a due video, ragazzi. Il primo è quello sui riposi brevi, riposi lunghi, che ho fatto fra i primi video. Un giorno lo rifarò perché voglio ottimizzarli, però vi rimando a quello là, andatelo a vedere, sui riposi brevi, riposi lunghi. Semplicemente, quando tu fai un riposo breve, puoi spendere dei dadi vita per recuperare dei punti ferita. Usi dei dadi vita, scegli tu quanti, più il tuo modificatore di costituzione per recuperare punti ferita. Ma a riposo lungo tu recuperi la metà. Quindi se tu sei di livello 4, hai usato, tutti e quattro i tuoi dadi vita per curarti, se poi fai un riposo lungo ne hai recuperati solo due, perché tu solo la metà dei dadi vita recuperi. Quindi, se tu dormi invece con l'armatura, ne recuperi un quarto. Perché? Perché non ti sei riposato bene. Quindi, se tu sei di livello 4, ad esempio, hai speso 4 dadi vita, recuperi soltanto un dado vita a riposo lungo. Questo è importante da ricordare. Inoltre, i livelli di indebolimento. Se avevate un livello di indebolimento perché eravate stanchi, siete stati avvelenati o qualsiasi cosa, con riposo lungo non lo recuperate perché non vi siete riposati adeguatamente. Ora, discutiamone un secondo. Voi dite, vabbè, ma da me non si gioca tanto con i riposi lunghi. Con i riposi brevi, scusate, e quindi pazienza, i livelli di indebolimento non lo usiamo quasi mai. Che cosa succede? Non lo so. Ok, però, ragazzi, non è soltanto una questione di meccanica, è una questione di roleplay. Per chi gioca dando importanza appunto al roleplay, che secondo me, lo ripeto, non è che è vitale, uno può giocare è come Dark Souls, può giocarlo come vuoi, l'importante è divertirsi. Però, di roleplay, ci sta che se tu dormi con la cosa sei stanco il giorno dopo. Non è che ti pigli un livello di indebolimento, ma sarebbe corretto, secondo me, o comunque plausibile, che il DM ti dice, hai dormito in armatura? Sì. Ruolamelo con un po' di acciacchi, con un po' di cose. Ci sta. Ci sta un pochettino, oltre che applicare tutte queste cose. Quando è che questa meccanica è importante? Durante i viaggi. Se io vado a dormire in una tenda, in un accampamento, durante un viaggio nelle terre sconosciute, dove ci stanno gli assalti alla tenda, eccetera, c'è uno che monta di guardia, che fa quello? Si spoglia? Capite dove sta la fregatura? Si spoglia e ci mette 10 minuti. E se ti attaccano adesso, mentre tu sei spogliato, tu non fai in tempo, perché ti richiede 10 minuti, ma ti dice, vi assalto, tirate per iniziativa, ma io mo mi sono svegliato, sono nudo, che faccio? E tu non ce l'hai l'armatura, e non fai in tempo a indossarla. Quindi la tua classe armatura quant'è? 10 più destrezza. Ma io ho il malus in destrezza, sei fregato. Avete capito, ragazzi? Questo però, perché ci vuole roleplay, crea una meccanica, una dinamica interessantissima in gioco.
Vuoi rimanere in armatura? Hai sto malus, hai sto rischio che se ti attaccano tu sei tu no, che se, no, vuoi rimanere in armatura? Ok, recuperi solo un quarto di dà di vita. E fatevi recuperare solo un quarto, ragazzi. È giusto. Siete invece volete rischiare e togliervi l'armatura per recuperare la metà dei dà di vita invece che un quarto e livelli di indebolimento eccetera eccetera. Però se vi attaccano, occhio, perché sei senza armatura e non fai in tempo a mettertela. Ok? Ragazzi, è tosta. Perché non è che uno va a dormire con lo scudo, la spada, eccetera, eccetera, in modo tale che se vi attaccano sei già pronto. E no. In teoria. In pratica, uno fa come vuole. Non è che bisogna applicare tutte le regole del realismo, se a uno non interessa, ragazzi. Lo dico sempre, D&D è un gioco di ruolo finalizzato al divertimento, non è un simulatore, non è un gioco di simulazione reale, è roleplay. Anche il teatro gioca sulla verosimiglianza e non sul realismo. Quindi il roleplay non vedo perché debba fare differenza. Poi ognuno gioca come vuole, come si diverte, quindi potrebbe fregarsene e dire sì, siete pronti. Ma dipende come si vuole giocare, se tutti sono d'accordo. Infine, proseguire senza un riposo lungo. Un riposo lungo non è mai obbligatorio, ma proseguire senza dormire può avere delle conseguenze. Quindi se il DM vuole tenere conto degli effetti di privazione del sonno sui personaggi e sulle creature, può usare queste regole. Oh, la notte eterna, sempre tu torni. Ogni volta che un personaggio termina un periodo di 24 ore senza riposo lungo, deve superare un tiro salvezza su Costituzione CD10, altrimenti subisce un livello di indebolimento. Cioè, tu non dormi? Sono passate 24 ore? Tiro salvezza su Costituzione CD10, altrimenti livello di indebolimento. Te lo sta normando, la regola è così, ok? Se il personaggio resta sveglio per più giorni, lottare contro l'indebolimento diventa più difficile. Dopo le prime 24 ore, la CD aumenta di 5 per ogni periodo consecutivo di 24 ore trascorso senza riposo lungo. La CD torna a 10, finalmente, quando il personaggio completa un riposo lungo. Ti sta dicendo che non dormi? Sono passate 24 ore? Tiro salvezza su Costituzione CT10. Superato? Ok, puoi stare sveglio per 48 ore. Dopo 48, altro non vuoi andare a dormire? No. Tiro salvezza su Costituzione CT15. Superato? Ok. Personalmente, si poteva fare di più? Può darsi. Nella notte eterna non c'è... cioè, questo è un Anstrus che ho messo io. 24 ore ce l'hai direttamente il livello di indebolimento. Non ci sono tiri di salvezza. E poi ti aumenta di un altro direttamente. Però la regola di base è questa. A meno che volete fare un Anstrus che va bene a tutti quanti. Dopo 24 ore di non sonno, quindi di attività senza aver riposato con riposo lungo, non quello breve, perché non conta. Allora, in questo caso... CD10, altro giorno CD15, altro giorno CD20. Sempre 5 più 5 più 5, ok? Se no, livello di indebolimento. Ed è più che... io penso sta regola è anche più che buona, troppo buona. Però, ragazzi, ognuno come vuole. Detto questo, ragazzi, queste erano le regole che riguardano appunto il sonno e mi interessava farvi vedere quelle sull'armatura. Concludo dicendo questo, un mio parere personale, ragazzi. Questa cosa... deve essere... uno spunto di narrazione e non solo una spiegazione di meccanica, perché la meccanica, la stragrande maggioranza delle volte, non è altro che una traduzione di un qualcosa che deve essere fatto di roleplay. Viceversa, raramente il roleplay non è altro che la traduzione di una meccanica. Capite? L'intelligenza sta nel comprendere. Giocare in maniera realistica? Sto ideando e pensando a quale video fare per le varianti realistiche, chi ama questo tipo di gioco. Non è una meccanica che mi appartiene, tendo a selezionare su cosa voglio essere realistico e su cosa non voglio esserlo, però, ragazzi, giocatela sotto punto di vista di roleplay. Svegliare qualcuno, dormire con le armature, non deve essere semplicemente un malus, una cosa che ti devi ricordare, deve essere un motivo di interpretazione. Spogliarsi, rischiare, vestirsi, perdere quel tempo, farsi aiutare, togliere le armature e i cadaveri, fare tutte queste, deve essere un qualcosa che va ruolato. È importante che questa cosa avvenga, perché effettivamente merita di essere fatto, crea sapore, colore alla storia, ok? Qua non abbiamo visto le meccaniche, le ricordo,
il guida omnicomprensiva di Xanatar. Io ragazzi vi rimando al prossimo video qui su Dungeons & Cats, e vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, seguirci sui social, giocate con noi su Discord, seguite le live su Twitch, perché adesso diamo una botta di vita a tutto il canale Twitch finalmente. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo al prossimo video qui su Dungeons & Cats.